Lei parte per una crociera con le amiche lasciando il marito a casa. Allora, ritorno dalla crociera, il marito gli fa: "Allora, cara, com'è andata la tua crociera?" "Caro, è andata benissimo. Poi c'è stato il comandante che mi ha dato un sacco di attenzioni per tutta la durata della crociera." "Ah, mi fa piacere. In che senso, scusa?" "Ma no, niente, già dal primo giorno quando mi ha visto mi ha detto: 'Ma che bella donna, questa sera la voglio assolutamente a cena al mio tavolo.' E tu che hai fatto? Hai accettato?" "Certo, caro, sai, sembrava brutto, è sempre il comandante, no?" "Ah, ho capito. E poi niente, caro, poi mi mandava fiori freschi ogni mattina. E tu hai accettato?" "Caro, che dovevo fare? Sempre il comandante di una nave, sembrava brutto respingere i suoi inviti, insomma." "Ah, ho capito. E poi niente, caro. Poi a un certo punto mi ha detto: 'O vieni a letto con me o faccio affondare tutta la nave.' Oddio mio, cara, e tu che hai fatto?" "Caro, che ho fatto? Ho salvato 500 persone dal disastro annunciato." Un tizio entra in un bar e vede un suo amico seduto al tavolo che è tristissimo. Allora gli dice: "Jacopo, ma che hai fatto? Ma che cos'è tutta questa tristezza?" E Jacopo: "Non me ne parla, Giuseppe, guarda, sono disperato. Francesca mi ha lasciato." "Come ti ha lasciato? Ma come, dopo tutti questi anni che stavate insieme? Ma gliel'hai detto che c'hai uno zio che c'ha un sacco di soldi?" E Jacopo: "Eh sì, e infatti si è messa con mio zio." Processo per droga che vede coinvolti due giovani spacciatori. Allora il giudice, il giorno del processo, gli dice: "Allora, ragazzi, io vi eviterò il carcere se voi riuscirete nel mese prossimo a salvare qualcuno dalla droga. Ci rivediamo qua tra un mese." Insomma, si riunisce il processo. Dopo un mese, il giudice chiama il primo ragazzo e gli dice: "Allora, sei riuscito a salvare qualche giovane dalla droga?" "Sì, signor giudice, ne ho salvati ben tre." "Complimenti, figliolo. E come hai fatto?" "Signor giudice, gli ho fatto un disegno. Gli ho disegnato un cerchio grande e un cerchio piccolo. Gli ho detto: 'Il cerchio grande è il vostro cervello prima di drogarvi, e il cerchio piccolo è il vostro cervello dopo che vi siete drogati.' Complimenti, ragazzo. Sei assolto. Avanti il secondo." Chiama il secondo: "Allora, ragazzo, invece la tua esperienza com'è andata? Hai salvato qualche giovane dalla droga?" Sì, signor giudice, ne ho salvati ben 500." "Complimenti, ragazzo. E come hai fatto?" Signor giudice, anch'io ho disegnato un cerchio piccolo e uno enorme." "Ah, e beh, e come gli hai spiegato la cosa?" "Semplice, signor giudice. Gli ho detto: 'Il cerchio piccolo è il culo tuo prima di entrare in carcere, e quello grosso è il culo tuo quando esci.'" La moglie è uscita da molte ore per fare una commissione, ma non è più rientrata. Allora il marito, preoccupato, chiama i carabinieri. "Pronto, carabinieri!" "Comandante Caporaso, buongiorno, mi dica." "Comandante, io ho un grosso problema." "Mi dica, signore." "Mia moglie è uscita molte ore fa per andare a comprare la passata di pomodoro per fare gli spaghetti, ma non è più rientrata. Che cosa posso fare?" "Un consiglio personale, signore." "Ma sì, certo, mi aiuti." "Guardi, faccia aglio e peperoncino, non si sbaglia mai." Questa signora va dal dietologo, il quale la visita, alla fine gli dice: "Mi raccomando, signora, da domani niente latte, niente latticini, niente carboidrati, niente dolci e poca carne." E sta signora: "Beh, ammazza, dottore, tanto vale che mi vada a far da l'estrema unzione." E il dottore: "Sì, signora, però mi raccomando, con poco olio, eh." Questo signore si sveglia al mattino con un mal di testa terribile. Allora la moglie lo porta al pronto soccorso e questo: "Oddio, che dolore, oddio, che dolore, oddio, che dolore." Alla fine riescono ad entrare in questo ambulatorio medico. Il dottore fa una bella visita a sto signore. Alla fine gli dice: "Cari signori, mi dispiace, ma devo darvi una bruttissima notizia." E loro: "Che cosa, dottore?" "Purtroppo lei è affetto da meningite." "Oh mio Dio, è terribile! E beh, e che cosa mi accadrà?" "Cari signori, mi dispiace, ma con la meningite o si diventa stupidi o si muore." E questo fa: "Oddio mio, dottore, è terribile! Ma lei ne è proprio sicuro?" E il dottore: "Come no? C'ho avuto pure io."
Un tizio entra in un bar e dice al barista: "Senta, mi fa due grappe, per favore?" Il barista gli mette due grappe e questo se le beve una dopo l'altra. Il giorno dopo: "Senta, mi fa due grappe, per favore?" Il barista gli fa: "Senta, scusi, ma perché prende due grappe in due bicchieri separati? Potrebbe prendere una grappa doppia in un unico bicchiere." E sto signore: "No, guardi, questo è un modo che abbiamo io e un mio amico che vive all'estero di sentirci vicini. Ci siamo riproposti ogni volta che andiamo al bar di prendere una grappa per me, una grappa per lui, e lui viceversa fa al suo paese per sentirci più vicini." "Ah, molto carina questa usanza sua e del suo amico, signore." Insomma, la volta dopo questo ritorna in questo bar: "Senta, allora mi fa una grappa, per favore?" E il barista: "No. Non mi dica, ma non mi dica che il suo amico è morto." "No, no, no, è che io ho smesso di bere." Una coppia di coniugi di una certa età si trova a letto ed è già da qualche tempo che lui, durante i rapporti sessuali, ha delle defaillance, insomma, non è che gli funziona più tanto bene. Quindi si consulta con la moglie e dice: "Senti, cara, qui la situazione è drammatica, come devo fare?" Lei: "Ma scusa, adesso usano tutti il Viagra, ma che problema c'è? Lo fanno tutti. Ma sei sicura, amore?" "Ma sì, dai, prova anche tu." Insomma, questo si va a comprare Viagra, la sera cenano, si prende sta pasticchetta di Viagra e dopo qualche minuto, stacchete, gli viene una cosa dura come il marmo. Allora gli dice alla moglie: "Amo, ma è diventato duro duro." E lei: "Corriamo a letto, dai, corriamo a letto, approfittiamo dell'occasione." Insomma, i due corrono in camera da letto, si spogliano, a un certo punto si mettono uno di fronte all'altro, come si mettono uno di fronte all'altro, a lui se raffloscia. Allora dice a lei: "Amo, c'è niente da fare, come ti riconosce se riabbassa subito."